12.000 medesimi, 50%, che sono 6 milioni, sul rischio singolo non sarei mai riuscito a prendere. Il fatto che quei 12 milioni finiscono a 10 miliardi, da cui ci sono magari anche un miliardo che passa sull'Italia, e quindi se mi va male tutto, vabbè, mi sarà fatto tutto il portafoglio Malta, ma sono 12 milioni di euro, e lì la commissione mi aiuta, perché non va a vedere il singolo nome, ma non va a vedere praticamente dove siamo arrivati, no? Perché sono 10 miliardi, poi come posso fare la transazione? Lo stesso discorso vale qui, cioè, nel momento in cui io aggrego diversi soggetti che permettono di prendere da lato di fare massa per un po' di meno per tutti i prestiti, ma quei stessi soggetti sono quelli che poi dicono ok, quindi a questo punto se c'è, sono delle perdite, io vado a contribuire in questa misura e quindi, come diceva il collega di CDP, cioè si esce dalla dimensione di uno a uno, no? Per cui diventa, beh, io ho messo tanto, mi aspetto che il portafoglio costruita tutto perda fino a tanto e di conseguenza so che alla peggio, visto che non sono solo, ma ci sono anche 10 come me, questo sarà andato con massimo. Ecco. E poi giustamente il FEI fa in modo che ci sia una diversificazione eventualmente regionale, che per settore di attività, ma poi come viene, no, strutturato. Praticamente con un master contratto che abbia la, che vi dia, diciamo, la, sì, la facilità di un interlocutore, esatto, che poi trascina dietro. Ma io scuola. Vorrei che i dati funzionano in questo modo, come fatto, ho firmato un anno protocollo intesa, no? Per cui la commissione sa questo strutturato, cioè di cosa stiamo parlando. Dall'altro che avete le regioni. Quindi praticamente poi cosa che fa FEI? Non è che va a parlare con tutti i soggetti. Ah, e quindi lì sarebbe esattamente la stessa tema. Perfetto. Il discorso che dicevo era capire cosa voglio finanziare, cosa dovete finanziare, quindi dove si va con la produzione, capire qual è il profilo del finanziamento in sé, no? Quindi sia investimento, capitale circolante, quello che è, le dimensioni, no? Perché magari ci vorrebbe la stessa struttura, dove uno dice ma se io metto X milioni, però a questo punto non voglio che più dell'1% sia il singolo ticket. Questo in un certo qual modo crea, usiamo un po' l'italiano perché sono un po' in diciamo, attatamente, no? Una diversificazione del portafoglio a priori rispetto a quello che pare potrebbe essere. Un limite dimensionale del prestito che è forse più dell'1%, a questo punto so a priori che il portafoglio sarà abbastanza diversificato. Tutte queste dinamiche che vengono pensate e studiate, però sì, l'idea è sempre, quindi chiudo, scusate, ho tantissime cose. Il primo è sì, si può fare la prima domanda per quelli che già esistono, e poi nel senso sì, a me in lungo termine, ma si può pensare a qualcosa fatto ad hoc, che quindi può fare questo tipo di idea. E magari appunto troviamo dei terzi, ci dicono che ci sto, anche io metto la garanzia e quindi parte del rischio delle persone anche già la certamente una risposta che ha le nuove prospettive e che ci impegnerà in sfide nuove, direi che comunque sia una risposta positiva, insomma, direi. Lascio la parola al Presidente Marchioni per la chiusura. Bene, i superstiti che sono rimasti qui questa mattina, porto i miei migliori saluti anche quelli del Presidente Sangalli. È stata una mattinata intensa, in argomenti molto interessanti e c'è il rischio che quando sono così come dire, importanti, no? C'è il rischio di magari lasciar perdere messaggi invece molto importanti come l'ultimo che è appena stato mandato e al quale vorrei aggiungere che noi siamo stati recentemente come delegazione proprio a Lussemburgo, proprio alla FEI, e dove per l'ennesima volta ci è stato confermato che se i nostri confini, tanto per parlare chiaro, decidono di mettersi in rete, e quindi esempio concreto, Lombardia, Veneto e Piemonte, possono accedere direttamente a questi fondi. Se ci fossimo svegliati 2 anni fa, quando il messaggio è stato dato, forse avremmo usufruito anche dei precedenti fondi che adesso non sono più, sono esauriti per fortuna perché sono stati utilizzati, ma a casa nostra questo messaggio era già stato dato e io spero che i nostri confini
non confondono più la funzione di full prompter con la loro, e quindi che si mettono in rete e usufruiscono dell'ennesimo invito che ci è stato fatto. E vorrei ricordare che Confindustria e Confartigianato l'hanno già fatto, quindi l'hanno fatto anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Detto questo, torniamo agli argomenti, partendo dall'inizio e dal saluto del direttore Barbieri, che ringrazio, dove dice che l'incontro di oggi è finalizzato soprattutto per favorire anche le imprese più grandi, perché noi non rappresentiamo solo le piccole, però vorrei ricordare che comunque il tessuto, la maggior parte del tessuto nostro, così come quello europeo, è fatto di micro, piccole e medie imprese. Lo sottolineo perché poi c'è un passaggio che voglio fare che va contro esattamente la posizione di Unicredit che abbiamo sentito stamattina, che è la posizione di Confcommercio. Comunque per le piccole e medie imprese, direi questi strumenti importantissimi, perché noi dobbiamo avere un'apertura a 360 gradi, non di chiusura, parlo di apertura. Ci sono anche tutti gli accordi che noi abbiamo fatto sul tema dello sviluppo delle città, perché all'interno dei problemi di sviluppo per le città ci sono i fondi anche a disposizione per le micro, piccole e medie imprese. Vorrei ricordare che non parliamo solo di bandi diretti come questi di cui abbiamo parlato oggi, si parla anche di bandi, quelli regionali, con i famosi fondi Porfer, dove ci sono almeno il 5% di fondi destinati per le città, e all'interno di quelli si possono trovare risorse anche per le micro, piccole e medie imprese. La regione Lombardia mi pare che l'abbia fatto con il Ministero del Commercio, Friuli Venezia Giulia con il PISUS, eccetera, eccetera. Dobbiamo ancora utilizzare, almeno penso la maggior parte delle imprese, delle regioni, i fondi del 14-20. Cosa volevo dire ancora? L'importante è che le nostre strutture, ecco, oltre a monitorare l'utilizzo dei fondi, perché la Lombardia, abbiamo capito dei dati che sono stati dati oggi, è per raggiungere la prima regione d'Italia. Ma per noi non è sufficiente, perché noi siamo Stato, e per non perdere le provvidenze che l'Europa ci mette a disposizione, è il paese Italia che deve utilizzare tutti i fondi che gli vengono messi a disposizione. E c'è il rischio, penso che non sia una fake news, che perdiamo 75 miliardi come paese. Noi siamo reduci da un roadshow fatto l'anno scorso, intitolato Dare fondo ai fondi. Faccio un esempio: la Sicilia, 8 miliardi a disposizione, non ne aveva l'anno scorso, ancora utilizzato un euro. Esiste un'agenzia del territorio che dovrebbe preoccuparsi, perché è nata con questa finalità sotto il ministro Barca, di sovrintendere laddove non vengono utilizzati i fondi. Punto di domanda: cosa fa l'agenzia del territorio? Perché a quanto pare non tutte le regioni sono così attente all'utilizzo dei fondi. Detto questo, anche sul tema dei fondi, dei bandi diretti, è stato accennato più di uno di voi. E siamo finalmente arrivati ad un buon livello. L'Italia recentemente, nel solo 24 ore, ne ha dato notizia, soprattutto su Horizon 2020, no? Ha dimostrato di pescare. Il problema è che ci sono tutti gli arretrati, perché gli altri paesi europei hanno bevuto molto più di noi anche in passato. E quindi quando ci lamentiamo di un'Europa che non va bene perché è troppo burocrazia, perché ci sono cose da cambiare, eccetera, cose sicuramente vere sulle quali dobbiamo lavorare molto, i nostri rappresentanti politici devono lavorare molto, ricordiamoci però che noi siamo stati, come dire, in letargo per tanti anni, soprattutto alcune realtà del territorio italiano, mentre gli ultimi paesi tipo la Croazia hanno usufruito a mani piene dei fondi messi a disposizione dall'Europa, e la burocrazia, posso garantire, era la stessa, perché se si parla di burocrazia europea, la burocrazia era la identica, e gli altri però li hanno utilizzati appieno. È chiaro che una cosa evidente, anche i messaggi dei nostri parlamentari,
confermano qual è il ruolo del Parlamento europeo, un ruolo molto importante perché il Parlamento europeo è co-legislatore e quindi noi con i nostri europarlamentari dobbiamo continuare a portare avanti, lo dico come sistema, ma come sistema paese, non solo Confcommercio, perché Confcommercio da sola conta ben poco, è il sistema paese che deve lavorare, cioè mi riferisco a tutti gli stakeholder, il Parlamento europeo, e i nostri europarlamentari, tutti coloro che devono portare avanti in quella sede, a Bruxelles, gli interessi del nostro paese. Venendo poi alla definizione di micro o piccola e media impresa, se voi, non so se ne siete a conoscenza, ma c'è un tentativo di, come dire, delegittimare l'attuale definizione e crearne un'altra che porti alle conclusioni che ha detto il rappresentante di Unicredit prima. Bene, gli attuali parametri per la definizione PMI si basano su due criteri quantitativi importanti. Ve lo dico perché è bene che sappiate su cosa stiamo lavorando, stiamo combattendo, per dire la verità. Numero di dipendenti e fatturato, cioè quantitativo di bilancio. Confcommercio ritiene che le soglie previste per questi due parametri sono coerenti con la base produttiva delle imprese europee e necessarie per sostenere le imprese nella loro crescita sostenibile e duratura. Ecco, ulteriori parametri come le esportazioni, la gestione familiare, i fondi propri non possono essere utilizzati perché non soddisfano il requisito della orizzontalità su tutte le imprese di tutti i settori e di qualsiasi forma, anzi questi potrebbero addirittura essere considerati parametri discriminatori e settoriali. Quindi come Confcommercio riteniamo pertanto che l'attuale definizione di PMI sia idonea e congrua rispetto al sistema economico europeo ed è quindi importante non modificare e estendere le soglie e le definizioni vigenti. Ecco, quindi il tentativo che l'europarlamentare, tedesco, adesso non mi viene il nome, che sta facendo, non lo sta facendo a caso, ha delle finalità molto più ampie perché le ricadute sarebbero poi, partendo dalla definizione di micro, piccola e media impresa, notevoli su diversi campi. Quindi il progetto di proposta di risoluzione, ecco sì, ho trovato, scusate, Marcus Piper, che propone di affiancare alle definizioni europee di PMI, cioè la definizione del cosiddetto aggregato mid-cap, a cui faceva riferimento il rappresentante di Unicredit, cioè imprese a media capitalizzazione che hanno strutture simili a quelle delle PMI. Che vuol dire, la definizione mid-cap, no? Si identificano tre criteri principali, fino a 3.000 dipendenti, gestione a livello familiare e presenza elevata di fondi propri. Questa è una definizione che al nostro sistema non va bene, ma non va bene a tutta l'Europa, perché l'impalcatura di tutte le piccole e medie imprese rappresenta di fatto l'Europa nella sua totalità. Università, mi spiace è andato via la presidente della città, noi come Confcommercio abbiamo avviato diversi anni i rapporti con le università sono importanti, non solo per fare, come abbiamo fatto, dottorati, master, Federico II di Napoli, l'Università di Venezia, l'Università di Trieste di Udine, stiamo concludendo un master per Town Center Management. Con la statale abbiamo avviato questi contatti perché vorremmo fare sì dei corsi di perfezionamento perché abbiamo bisogno di professionalità nel nostro mondo. L'Università di Bari è appena partita con un altro master, ma noi con l'università dobbiamo rientrare in quel concetto che è stato accennato da molti di voi, no? Di bandi diretti su Horizon 2020, creare una maggiore trasversalità, andare oltre quella autoreferenzialità che molti di noi hanno avuto nel tempo e che non ha dato vantaggi al sistema, se non minimamente. Questo perché
Horizon 2020, l'avete detto voi prima, ha dei finanziamenti importanti, ma soprattutto perché fa scaturire una progettualità che, indipendentemente dall'elemento economico che può attirare, è virtuosa, crea dei meccanismi virtuosi nell'ambito delle nostre imprese, nell'ambito del nostro sistema, e porta risultati anche di serendipity notevoli. Quindi io non, ci sarebbero tante altre cose, ma i temi sono stati affrontati in modo molto frequente e penso poi potranno essere ulteriormente rivisitati col materiale che ci verrà dato. Ecco, vorrei dire che Horizon 2020 entro l'autunno, tornando alle città, ci mette a disposizione un bando molto importante al quale sarà bene che il nostro sistema, insieme ad ANCI, con cui abbiamo firmato un protocollo d'intesa, partecipi. E vorrei dire che il commissario Catania, quando ci siamo incontrati a cena qualche anno fa a Roma e ci ha presentato il piano Juncker, penso che sia rimasto meravigliato anche lui in positivo di come questo meccanismo, no, sul quale eravamo in molti increduli, invece ha dato risultati molto importanti. Abbiamo avuto anche recenti incontri al CNEL, dove la Cassa Depositi e Prestiti ha esposto tutta una serie di progetti virtuosi che ha portato avanti, Ferrovie dello Stato, eccetera, eccetera. Direi che il piano Juncker io auspico venga velocemente rifinanziato e soprattutto che il nostro sistema, anche perché rappresentate i confini che è intervenuto prima, penso che stia pensando anche al futuro dei confini. I nostri confini o si attribuiscono ruoli diversi e questa è l'occasione giusta, oppure rischiano di finire il loro percorso e di buttare a monte un'esperienza e dei capitali estremamente importanti. Quindi Confcommercio, sotto questo profilo, si deve dare una svegliata. Noi non dobbiamo avere solo la Lombardia prima, e mi complimento perché qui siamo nel luogo dove è nata anche la rappresentanza economica, perché se io sono oggi a Bruxelles a rappresentare la Confcommercio è perché qui c'è stato un grande uomo che si chiamava Orlando e che ha con grande lungimiranza pensato all'Europa, e quindi noi e voi lombardi, io sono di origine lombarda di nascita e quindi mi faccio carico anch'io di questa responsabilità, abbiamo l'onore e il piacere di dare seguito a quello che Orlando fece qualche anno fa, ma dobbiamo andare ulteriormente avanti, perché se lui fosse qua forse non sarebbe così contento, perché riterebbe che non siamo all'altezza di quello che è stato lui, e quindi noi con grande dignità dobbiamo dare seguito a questo grande uomo e abbiamo la fortuna di avere ad oggi un grande presidente che si chiama Sangalli, che mi onoro di rappresentare qui, e quindi facciamo noi la nostra parte sul territorio e continuiamo a collaborare con i rappresentanti delle istituzioni che oggi qui ci hanno onorato dalla loro presenza e che ci gratifichino anche con il loro contributo, con la loro collaborazione che per noi è estremamente preziosa. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti e a presto.